Innanzitutto ho scoperto oggi che hai un fans club su Facebook con oltre 706 like. Sì, è una bella cosa. È un tifoso... Oltre 700 like per il fans club di Giacomo. 701 da stasera. Per... 706 per la... È un tifoso della prima squadra con cui ho giocato dopo il settore giovanile del Napoli, un tifoso della Sarzanese che ogni anno... Ogni anno mi segue, viene a vedere tante partite, beh, comunque fa piacere. In effetti. Che rapporto hai con i social? Perché sei in una squadra dove c'è Moscardelli, che è uno dei re italiani, no? Dei social, arcidiacono diffuse, anzi lì fu Sirri che lo beccò dopo la partita con il Siena che cantava dentro lo spogliatoio. Luciani abbiamo visto palleggiare di testa con la fidanzata, insomma, che rapporto hai con... Ah no, anche io sono uno un po' social, metto tante foto del cane io. Vabbè, giusto. Che sta diventando un portafortuna. Come si chiama? Spotty. Che razza è? Un Labrador, come quello di Arcidiaca. Un Labrador, bello. Beh, sono dei cani che ovviamente ti strappano il cuore. Quasi un mese che sei ad Arezzo, Giacomo. Sì. C'è qualcosa che ti ha stupito in positivo in questa tua prima parentesi? Beh, soprattutto il pubblico, però anche il gruppo, perché è un gruppo che chi non gioca si allena sempre al massimo, e quello secondo me per una squadra che vuole vincere è una cosa fondamentale. Mi ha colpito quello, perché poi fuori non è che hai giocatori solo giovani, hai giocatori importanti con un passato importante e sono i primi che in allenamento aiutano e hanno sempre quella parola che fa bene al gruppo. Tu hai avuto Sottili a Sarzana, a Carpi, Venezia, Bassano e adesso. Sì. Come l'hai trovato ad Arezzo? L'hai trovato cambiato o sempre uguale? Sempre uguale. Sempre lo stesso? Sì. Vedi. A parte i pochi mesi di Venezia, tu sei rimasto, diciamo, abbastanza a lungo nelle società dove hai giocato. È una coincidenza o hai questa tua, come dire, caratteristica, no? Di vivere a fondo poi l'ambiente dove giochi? No, diciamo che sono uno che si lega tanto comunque ai posti dove gioca. E ho iniziato facendo i 2 anni di Serie D, poi però è arrivata la chiamata del Carpi, grazie al mister che mi ha voluto fortemente lì. Anche lì sono stato per tanti anni, poi a causa infortuni giocavo poco e sono andato di nuovo col mister a Venezia, ero in prestito e poi sono stato acquistato da Bassano e con Bassano ho fatto un percorso lungo e importante. Tu hai ottenuto la promozione a Carpi, a Venezia e a Bassano, sì. Giusto? Diretta e tramite i playoff. Mi puoi dire in sintesi come si vince un campionato, Giacomo? Giocando partite come quella di ieri. E vincendole. Vedi, però la risposta a volte con quella voglia e quella determinazione che abbiamo messo ieri è molto più semplice di come uno potrebbe pensare. Ieri l'Arezzo batte la capolista, perdono in modo rocambolesco sia la Cremonese che il Livorno. È un segno del destino o stiamo sognando troppo, già? Beh, sognare non costa nulla, sognare è bello e penso che sognare ti dia anche stimoli per fare cose importanti. Tu sei un top player per la Serie C, no? Per la Lega Pro, un giocatore di categoria, di esperienza, di grande qualità. Ti manca la Serie B o questo rimpianto non ce l'hai per la carriera? Beh, più che rimpianto, io ho sempre dato il massimo. Se non è arrivata, ci sarà un perché, penso. E magari ci arriverò con l'Arezzo, con la promozione con l'Arezzo, chissà. C'è un flash che hanno in testa i tifosi dell'Arezzo, Giacomo Cenetti con la testa fasciata in un Bassano Arezzo di 2 anni fa. Il primo ricordo che hai invece tu legato all'Arezzo qual è? No, mi ricordo che sono state 2 partite simili a quelle di ieri, partite maschie con tanti contrasti un po' al limite, ho quel ricordo lì. Lì o me la testa fasciata perché uno scontro con... Avevo preso una gomitata in uno scontro. Con chi era? Non, non mi ricordo. Quello non me lo ricordo nemmeno io, voglio andare a ricontrollare per curiosità. L'ultima cosa, a fine stagione sarai contento se? Se l'Arezzo è in Serie B.